probabilmente oggi occhi puntati sulla politica, in special modo su quello che accadrà al Senato per la fiducia al Presidente del Consiglio. Dalle 9.30 Rai 1 seguirà la diretta. Ieri abbiamo detto fiducia con la maggioranza assoluta al Presidente del Consiglio, che ha fatto un discorso anche molto duro, soprattutto all'indirizzo dei renziani. Cerchiamo però di capire meglio che cosa e come è andata ieri a Montecitorio. Marco Conti, collega del Messaggero, buongiorno, grazie per essere con noi. Salve, buongiorno, buongiorno a voi. Che lettura dai allora di, insomma, anche di quello che ieri il Presidente del Consiglio ha detto alla Camera? Poi abbiamo detto 321 voti a favore, maggioranza assoluta, vedremo che cosa succederà oggi, questa mattina, però insomma, intanto come ti è sembrato il Presidente del Consiglio ieri in aula? Ma ieri è andata bene, soprattutto nel risultato finale per il Presidente del Consiglio, a maggioranza assoluta. C'era stato nelle ore precedenti qualche piccola fibrillazione, si pensava che potesse non farcela, invece ce l'ha fatta. C'è stato anche il colpo, diciamo, di teatro della Polverini, ossia di un deputato di Forza Italia che è passato a votare con la maggioranza, che, diciamo, è servito più che altro ad aumentare, serve più che altro il thrilling su oggi, perché poi i voti erano già sufficienti. Ieri il Presidente del Consiglio ha fatto un discorso che è partito ovviamente dalla pandemia, chiudendo, come avete detto voi, la porta a Italia Viva, soprattutto a Matteo Renzi, perché poi ha concluso con un appello sempre ai responsabili e un altro, così, un elenco di cose da fare che giustificano, oltre alla pandemia, a detta del Presidente del Consiglio, la necessità che questo governo vada avanti. Un programma vasto, programma quello che ha ripetuto un po' da inizio legislatura, però tante sono le cose da fare, vedremo se questo governo ce la fa, lo vedremo soprattutto oggi. Senti Marco, come dire, l'attesa è soprattutto, la suspense è soprattutto per oggi, per il voto al Senato, sì. Perché non sappiamo quanto la maggioranza su cui può contare Conte sia distante dalla fatidica quota di 161, cioè della maggioranza assoluta. Secondo te, per esempio, l'impegno sulla legge proporzionale potrebbe aver smosso qualche altro cosiddetto volenteroso? Io penso che oggi non questi volenterosi non li vedremo, sono tutti nascosti, almeno da quello che dicono coloro che stanno cercando di portarli dalla parte della maggioranza, dovrebbero venire fuori dopo il voto. Certo, quello che dicevi tu, la legge elettorale, ma anche altre cose che sono state dette sia da Conte sia nei colloqui riservati, altre promesse anche o generali di programma o anche personali, potrebbero smuovere. Quello che è vero, che dipende oggi anche dalla distanza che ci sarà tra i voti della maggioranza e i voti dell'opposizione al netto di Italia Viva, perché certo. Quello scarto dipende molto da come dovrà attrezzarsi questo nuovo gruppo, questa quarta gamba, poi, perché non dovrà essere organizzata addirittura in un gruppo che abbiamo già detto nei giorni scorsi, dovrà avere già un gruppo identificato alla Palazzo Madama. Sì. È un percorso poi complicato, però penso però che dovrà essere molto rapido, perché dopo non credo che potremmo andare avanti ancora per altri 20 giorni con il tira e molla. Insomma, come dice Mastella, la tattica dei Viet Cong, dovranno uscire dalla foresta, cioè dalla giungla, dalle foglie. Dovranno prima o poi uscire, se usciranno, perché se non è usciranno. Che aveva fatto Mastella anche quell'altro paragone: i responsabili sono come l'amante, gli devi dare dignità, altrimenti diventa complicato. Va bene, grazie Marco Conti, grazie Marco. Davvero, grazie e adesso... A voi, buona giornata.